Ho letto che il termine acroamatico o esoterico qualificò l'insegnamento di Aristotele riservato ai discepoli. Le lezioni di questo insegnamento pubblicate nel secolo I a.C. ci sono pervenute integralmente, mentre le opere esoteriche sono le opere di Aristotele destinate alla divulgazione, ma di cui restano solo pochi frammenti. È giusta questa distinzione? Era giusta per quei tempi, perché tutto l'insegnamento di Aristotele adesso è esoterico, tanto che è stato superato dagli insegnamenti successivi.